Dal lungomare di Torrione a Salerno alle spiagge della costiera amalfitana e del Cilento, con postazioni fisse che per tutto il periodo estivo vedranno la presenza di punti di soccorso e sorveglianza balneare sulle rive più popolate della provincia. È l'iniziativa La Salute Arriva, organizzata dall'ASL di Salerno che, oltre al capoluogo, coinvolge ben 20 comuni, da Agropoli ad Ascea, da Camerota a Cetara, passando per Eboli, Maiori, Polliche e Positano, l'elenco è lungo. Fino al 31 agosto sarà presente personale sanitario, dotato anche di defibrillatore per fornire assistenza, primo soccorso e, se necessario, servizio 118. Non soltanto il camper, anche un'assistenza specifica giornaliera dalle 9 alle 18 sulle spiagge della costiera amalfitana e della costiera cilentana, di tutta la zona di Salerno, della provincia di Salerno, dove il personale del 118 e il personale dei volontari delle varie associazioni si adopereranno per dare sicurezza e tranquillità e un'assistenza diretta ai cittadini delle nostre spiagge. L'occasione è stata utile per il commissario ASL Mario Iervolino di annunciare anche lo sblocco delle assunzioni negli ospedali, specialmente nei presidi, dove più grave è la carenza di personale. Adesso ci adopereremo per fare immediatamente un certo numero consistente di chiamate per definire un percorso in questa fase a tempo determinato, per poi definirlo successivamente a tempo indeterminato. 80 infermieri professionali e 20 OSS, sicuramente sugli ospedali più accorsati tipo Nocera, Vallo e gli altri che danno un'emergenza intera di primo livello.